inviterei ad alzarvi in piedi, ma non per questo, ti inviterei a farlo per questo. Dell'auditorium in piedi ad omaggiare la memoria di Giancarlo Siani, sulle note di Ogni Volta, la canzone che amava molto, e la commozione del fratello Paolo che dalla scomparsa avvenuta ormai 30 anni fa porta il suo messaggio tra la gente, soprattutto ai ragazzi e ai giovani. È stato questo il momento più toccante del premio Cultura Città di Saviano, giunto quest'anno alla quinta edizione ed incentrato sul tema della legalità. A Giancarlo, giornalista del Mattino ammazzato per mano della camorra per la sua attività diventata ormai troppo scomoda per il sistema, le ragazze della scuola di danza hanno dedicato anche una coreografia. Devo dire un'emozione grande stasera. Il premio in realtà è un premio che va a Giancarlo, alla sua memoria e va al suo impegno, che dopo 30 anni, che sono tanti, lui è ancora molto ben ricordato anche in posti lontani da dove lui lavorava, che come qua stasera a Saviano, perché Giancarlo riesce ancora oggi a parlare ai giovani. I ragazzi quando si avvicinano a lui, quando sentono la sua storia, capiscono che era un ragazzo normale che faceva solo il suo lavoro, ma lo faceva bene, e questo è il messaggio che io porto avanti nelle scuole e che riesco facilmente a far capire ai giovani, dove riesco meno a far capire agli adulti, che fare bene il proprio lavoro è questo il senso vero della legalità e non altro, e non parole, non chiacchiere inutili. Paolo Siani è stato premiato da Francesco Iovino, consigliere delegato alla cultura della città metropolitana di Napoli, organizzatore della kermesse. Stiamo cercando di fare un discorso culturale importante sul territorio per far sì che il territorio tutto abbia una concentrazione nell'ambito diciamo amministrativo e diciamo gestionale a garanzia di un modello organizzativo che possa sicuramente alimentare i giovani alla legalità e che possa sicuramente garantire un sistema di lavoro adeguato e necessario a una società che cambia così velocemente. Sempre nella sezione legalità sono stati premiati il procuratore della Repubblica di Reggio Calabria, Federico Cafiro De Rao, già coordinatore dell'antimafia a Napoli, cui gli studenti della scuola media Antonio Ciccone hanno avuto la possibilità di rivolgere domande circa la sua attività di contrasto ai fenomeni criminali. Il vicequestore aggiunto Elvira D'Amato, originaria di Maiori, di recente insignita di un riconoscimento anche da parte del Presidente della Repubblica Mattarella per la lotta che conduce al cyberbullismo e ai reati pedopornografici. Giuseppe sostituto procuratore presso il Tribunale di Nola, il presidente dell'Ordine dei giornalisti Ottavio Lucarelli ed il giornalista Rai Pasquale Piscitelli. Esempi da portare a modello. Mi pare che questo sia un modello di buon governo, mi pare anche che sia un modello intelligente per indicare alle giovani generazioni, a chi viene dopo di noi, che vince la legalità, che si vince con la legalità, che si vince con il rispetto pieno proprio di un percorso comune di legalità. Nel corso dell'evento, che ha visto la presenza di numerosi deputati, consiglieri regionali, di tutti i sindaci dei comuni dell'area nolana, un riconoscimento è stato attribuito anche al regista Luca Gianfrancesco per la sua docufiction Terra Bruciata, che racconta con dati e testimonianze il dramma della Terra dei Fuochi. Madrina della serata Valentina Stella, che si è esibita in alcuni pezzi del suo repertorio, che è stata premiata nella sezione musica e spettacolo, nella quale hanno ricevuto il gufetto, e questo è il simbolo della manifestazione, anche Francesco Cicchella, popolare cantante, attore e imitatore delle trasmissioni Rai, Made in Sud e Tale Quale Show, l'orchestra vocale Numeri Primi di Salerno ed alcuni studenti del Conservatorio San Pietro a Maiella di Napoli. Nella sezione sport, riconoscimento tra gli altri anche per Carmine Tommasone, campione europeo di intercontinentale nella categoria pesi piuma. Nel corso della manifestazione sono stati consegnati gli attestati firmati dal sindaco metropolitano di Napoli Luigi De Magistris ai 70 studenti dell'orchestra della Media Ciccone che hanno suonato in piazza Matteotti a Napoli il 31 dicembre scorso.